Ritrovate i nostri telespettatori con l'appuntamento dell'anteprima del Barbiere, lo spazio dedicato alla Serie B e soprattutto al Como Calcio e alle squadre lombarde. Come sempre anche questa sera faremo il punto sulla Serie B con il nostro Massimo Moscardi e poi avremo come secondo ospite un, possiamo dire, insider del Como Calcio. Comunque continuate a seguirci come sempre, vi ricordo i contatti telefonici fisso 031 3300 655, oppure potete mandarci messaggi WhatsApp al 335 70 84 396. Benvenuto Carlo, buonasera. Ciao Mariella, un saluto a te e ai nostri telespettatori che ci seguono da casa. Hai detto bene, faremo la nostra panoramica sulla Serie B, partendo ovviamente da Massimo Moscardi per parlare di Como e non solo, e poi avremo un graditissimo ospite anche in questo caso, e dopo vorrei introdurre direttamente Massimo per parlarne. Certo. Non è arrivata la vittoria per il Como, è successo però un fatto in questa stagione più unico che raro, ovvero il Como è riuscito ad andare in vantaggio contro il Benevento, poi è stato ripreso in virtù della rete di Gianluca Lappadula. Insomma, dall'altra parte un attaccante che la settimana prima aveva fatto impazzire la difesa avversaria, questo Como che qualche passetto in avanti lo sta facendo. Anche perché però prima vittoria, primo pareggio in casa. Sì, e soprattutto prima volta che ha messo il naso avanti. C'è da dire però, insomma, che forse ci si sarebbe aspettati qualcosa di più, ma più che altro per la vittoria, per un morale che in quel caso sarebbe di sicuro aumentato, avrebbe subito un'accelerata di un certo tipo. Questo ancora non è arrivato, però insomma seguiamo settimana dopo settimana. Certo, bisognerà capire se questo piccolo passo in più possa essere stato utile per le prossime partite, per riprendere a vincere. E perché la prossima giornata serve. Serve fortuna, giornata serve un atteggiamento giusto, servono le reti. Molta forza, molta serve andare in gol. Questo è poco ma sicuro, esatto, per vincere così. Capiremo se magari anche mister Gattuso potrà fare delle scelte più ovviamente indirizzate all'obiettivo di fare gol, perché la prossima partita, ricordiamolo, sarà con il Brescia, che è attualmente seconda in classifica, la squadra lombarda che ha più punti e che sta facendo meglio il suo campionato. Sì, e viene da una vittoria importante fuori casa, quindi contro un'altra squadra di primissimo interesse, che è l'Ascoli di mister Sottil, che sta facendo molto bene, ha fatto molto bene per tutto il campionato fino ad ora, però insomma si è dovuto piegare ancora questo Brescia che dimostra di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo da assoluta protagonista e cercare di tornare in Serie A. Esatto, poi un'altra squadra lombarda che sta facendo molto bene, la Cremonese, che segue a pochissimo stacco di punti dal Brescia. Sì, anche per loro vittoria in esterna, ne parleremo con Massimo tra poco, e ambizioni comunque di primo livello anche per loro. Ci sarebbe da parlare anche del Monza, c'è da parlare ovviamente del Como, ma per parlare di due squadre che sono assolutamente ambiziose, perché conta anche questo. Il Monza l'ha detto senza troppi giri di parole, le ambizioni sono alte, le ambizioni sono veramente di primissimo livello, l'obiettivo è la Serie A e poi anche qualcos'altro. Sì, l'hanno detto in maniera quasi diciamolo. No, di sicuro, nel corso ovviamente di diverse stagioni, non si parla di un progetto a breve termine, di breve periodo, però alla fine l'obiettivo finale sembra essere proprio quello, recitare il ruolo da protagonista anche in Serie A. Certo, assolutamente. Comunque dobbiamo parlare del nostro Como, vogliamo diciamo avere un atteggiamento anche ottimista e vogliamo sperare che gli stessi giocatori, lo chiederemo dopo proprio a Matteo Solini, possano avere quell'atteggiamento giusto di sicurezza per poter affrontare un avversario, forse l'avversario finora più temibile rispetto alle partite che ci sono state. Però l'abbiamo detto, non esistono partite facili e così altrettanto magari non esistono partite difficili o perse in partenza. No, assolutamente, assolutamente. L'abbiamo detto fin dal primo istante, è un campionato lungo, complesso, in cui serve solidità, serve una durezza mentale che probabilmente non sta ancora contraddistinguendo il Como.
Sono cose che però arrivano, perché la condizione fisica può uscire subito come può uscire nei mesi. Le doti tecniche ci sono già all'inizio, si possono sviluppare durante la stagione, però sono anche altre attitudini, altre qualità che servono per il Como in particolar modo, per non scivolare nella parte più pericolosa della classifica e poi pian piano adeguare quelle che sono le ambizioni. Credo che per mister Gattuso e per tutta la società ci siano degli obiettivi primari, ovvero la salvezza, e poi tutto quello che viene, insomma, si prenderà assolutamente a piene mani. Assolutamente. Poi sono molto curiosa di chiedere al nostro Matteo Solini, difensore del Como, proprio qual è l'atmosfera che si respira, perché io ho sentito di un coro che c'è stato subito dopo il match con il Benevento: riprendiamoci il campionato. Quindi evidentemente la squadra ha reagito positivamente a questo pareggio e magari comincia ad avere quella mentalità, quella sicurezza, quella verve vincente che chissà porterà fortuna. Sì, sì, assolutamente. Vediamo anche in bassa frequenza Massimo Moscardi, che già ci sta seguendo ed è pronto, esatto, a intervenire. Anzi, gli farei addirittura la primissima domanda introducendolo. Ciao Massimo, grazie. Ciao, di essere qui. Buonasera a tutti. Massimo, ben ritrovato. In nostra compagnia. Ti chiedo un pensiero, ragioniamo al contrario, su quella che sarà la prossima partita e venendo da quelle che sono state le ultime partite, quale deve essere l'atteggiamento del Como, cosa ti aspetti? Il Brescia è un avversario di primissimo livello, mi sembra uno di quei casi in cui sei obbligato a sbagliare pochissimo perché sono in grado di colpirti in tanti modi e questa forse è la loro vera dote. Eh sì, tra l'altro nella carriera di Filippo Inzaghi è stata la miglior partenza della storia, con 4 vittorie e 2 pareggi, perché il Brescia è secondo in classifica, ma teniamo conto che c'è il Pisa che, a parte in una partita, ha sempre vinto, ha avuto questa partenza sprint, ma si tratta di una formazione di altissimo livello. Sono quelle partite in cui io pensavo un po' anche alla nazionale di Mancini, la finale, no, con l'Inghilterra, in cui tutto sembra congiurare a tuo sfavore, no? Quindi sembrano, in quell'occasione doveva vincere per forza l'Inghilterra, poi sappiamo com'è finita, l'Italia sembrava la vittima sacrificale. E questa è un po' la stessa situazione, il Brescia che è partito al bene, il Como non benissimo nella parte bassa della classifica, Filippo Inzaghi che ha una tradizione favorevole col Como, iniziata nel 93 quando in un Leffe Como, terminato 4-1 per i bergamaschi, segnò addirittura 3 gol, fu la prima occasione in cui ho avuto occasione di vederlo e effettivamente poi si è visto cosa è diventato, però all'epoca era agli esordi, quindi il suo conto col Como è sempre aperto. Sono quelle situazioni in cui anche il Como potrebbe sembrare la vittima sacrificale. Però dalla partita col Benevento, come dicevate anche voi, dobbiamo cercare di cavare qualche segnale positivo, per esempio il fatto che la squadra è andata in vantaggio, e questo sicuramente è stata una cosa importante. E teniamo conto che, peraltro, il pareggio degli ospiti purtroppo è arrivato con l'errore clamoroso di un difensore, Vernier, che al limite dell'area si è messo a toccare la palla di tacco al posto che spazzarla via. Forse sarebbe stato stilisticamente meno bello, ma sicuramente più efficace. E la cosa l'ha sottolineata anche Gattuso negli spogliatoi, perché alla fine ogni domanda ritirava in ballo gli errori che continuiamo a fare, che dobbiamo evitare. Col Brescia ovviamente il tasso di errori deve essere a zero, perché comunque la squadra è forte, l'ha dimostrato ad Ascoli, dove stava perdendo per 2-0, riuscita a vincere per 3-2, quindi una squadra che non molla mai e sicuramente può essere l'interlocutore peggiore. Però proprio per questo motivo, e guardiamo anche la situazione all'incontrario, il riscatto può partire da una partita in cui tutto sembra, in questo caso, a favore dei tuoi avversari. Perché no? Anche perché, Massimo, settimana scorsa abbiamo assistito in diretta un po' al KO contro il Cosenza. Quest'ultima partita è stata un po' una piccola svolta, un piccolo step in avanti. Il coro, diciamo, del post partita degli spogliatoi, riprendiamoci il campionato, pensi possa essere un segnale di positività, che possa permettere alla squadra di affrontare in maniera, con una mentalità diversa, la partita contro il Brescia? Beh, teniamo conto che allo stadio Sinigaglia, nelle prime 2 partite interne con Ascoli e Frosinone, i tifosi della curva avevano scelto di scioperare e non venire allo stadio per questioni legate al Green Pass, alla protesta un po' generale di tutti i tifosi. Poi, vista la situazione, hanno deciso di tornare a incoraggiare la squadra, l'hanno fatto dal primo all'ultimo minuto e sicuramente hanno voluto anche motivare i giocatori che si sono fermati a parlare con loro alla fine della partita. Quindi l'aver ritrovato i cori dei tifosi, quelli che comunque incoraggiano in qualunque situazione, in qualunque momento, è sicuramente un dato di fatto
importanti, quindi sicuramente questo può essere un buon punto di ripartenza. Lo ripeto, poi l'1-1 col Benevento può essere visto come bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Mezzo pieno, il Como ha mosso la classifica contro una formazione forte e alla vigilia penso che tutti avrebbero quasi firmato per un pareggio. Certo che per come sono andate le cose si tratta anche allo stesso tempo di un'occasione persa. Era in vantaggio al 15esimo in 11 contro 10 perché è stato espulso Glick, sicuramente ci si aspettava qualcosa in più. È un mix di cose come del resto è il calcio, no? Che può essere visto sia in un modo che nell'altro. Ed è bello proprio per questo e ne siamo qui a parlare. Massimo, ti leggo un messaggio di un nostro telespettatore, Fabio Albavilla, che scrive: il problema del Como è che si commettono sempre i soliti errori. Varnier sarebbe ora che si accomodasse in panchina. In attacco ci serve un giocatore stile La Padula. La Gumina, grossa delusione. Saluti, Fabio Albavilla. Beh, sicuramente l'errore ha fatto arrabbiare tutti sabato scorso, anche perché comunque Varnier arriva dall'Atalanta, è un giocatore che vanta anche se giovane una certa esperienza con le squadre nazionali, magari da lui non te lo aspetti. In attacco sicuramente un punto di riferimento è Cherry. Io spero che prima o poi possa recuperare Massimiliano Gatto, che l'ho già detto, per me anche in questa categoria può fare la differenza come ha fatto l'anno scorso in Serie C. La Gumina sicuramente non si è ancora ambientato, comunque non ha dato il meglio di sé, ma anche lui vanta esperienze nella Nazionale Under 21, ha una buona esperienza, sebbene sia anche lui giovane, quindi io penso che prima o poi possa ingranare e mostrare quelle qualità che tutti gli riconoscono. Sicuramente in questa fase ha deluso, gli ho visto sbagliare anche col Frosinone di gol solo davanti al portiere, ed è un attaccante, questo non te lo aspetti. La speranza è che ingranino e che facciano anche abbastanza velocemente, perché comunque la classifica, è vero, siamo solo all'inizio, ma le squadre di fondo cominciano ad avere 4 punti di distanza dal blocco che c'è più avanti. Tra l'altro un blocco con Ternana che è ingranato, la SPAL, che in teoria dovrebbe essere una formazione costruita per puntare in alto e che quindi dovrebbe prima o poi partire. Poi c'è il Parma con Buffon e tanti giocatori che hanno militato in Serie A. Insomma, le prime interlocutrici non sono formazioni che sulla carta dovrebbero guardare in basso, ma dovrebbero guardare verso l'alto. Quindi la situazione di classifica non è bellissima in questo momento. Il vantaggio è che sia all'inizio, che poi il Como, dopo la partita col Brescia, avrà un calendario tutto sommato favorevole e la prima partita sarà proprio al Sinigaglia con l'Alessandria, che in questo momento è un punto. Però davvero lì inizia quasi a diventare un'ultima spiaggia. Se non inizia a vincere queste partite, poi dopo, insomma, la fisionomia della stagione può non essere bellissima. Ovviamente l'auspicio che non vada così, e io lo ribadisco perché l'ho detto anche alla prima puntata, ritengo che questo sia un gruppo con ottime potenzialità. Non mi smentisco e anche in questa occasione trovo giusto sottolinearlo. Bravo, assolutamente. Concordiamo con la tua costanza, la tua coerenza. Sì, e poi soprattutto, Massimo, il Como è obbligato a giocare una grande partita contro il Brescia e questo secondo me potrebbe essere realmente, come dicevi tu, un modo per ripartire in maniera inequivocabile, perché comunque nel momento in cui ti concedi degli errori poi contro una formazione come quella di Filippo Inzaghi diventa veramente difficile poter riprendere in mano la partita in un certo modo. L'abbiamo detto, però il Como è andato in vantaggio per la prima volta all'inizio del campionato, poi sono passati solamente 6 minuti in 10 contro 11 e ha preso la rete del pareggio. Secondo te è questo uno degli step da fare, ovvero non rilassarsi troppo quando le cose sembrano andare bene? Forse è fondamentale, cioè non è uno dei primi, è fondamentale, l'ha detto anche Gattuso, basta con questi errori, perché sono magari piccoli errori che poi dopo, se subisci un gol, diventano grandissimi. Il Como questo l'ha pagato pesantemente, ripeto, Varnier si è beccato la croce addosso ed è giusto che sia così per quello che ha fatto in questa partita, però allo stesso tempo dagli errori bisogna anche imparare e ripartire, perché adesso non è che possiamo andare avanti una settimana a parlare di lui. Speriamo che si sia ripreso, poi vediamo se magari domenica Gattuso gli darà ancora fiducia. Certo che, ripeto, col Brescia queste situazioni sono assolutamente da evitare, ma allo stesso tempo una partita che per tutti questi motivi, per la buona fama che Inzaghi contro il Como, perché è un derby, perché è in testa, allo stesso tempo ti dovrebbe dare le motivazioni raddoppiate per fare bene. Far bene quella partita significherebbe dare una vera svolta al campionato. Certo, grazie mille Massimo, ti salutiamo, ti ringraziamo per la disponibilità e ci rivediamo martedì prossimo, speriamo con belle news. Grazie a voi, vediamo un po' come va a Brescia. Grazie Massimo. Buona serata. Grazie. E noi diamo qualche istante di pubblicità, ci vediamo tra poco.
ben ritrovati i nostri telespettatori. Abbiamo seguito il punto, come sempre consueto, del martedì di Massimo Moscardi sulla Serie B, sul Como. Continua ad essere ottimista e lo siamo anche noi. Soprattutto vorrei capire qual è lo spirito proprio di un giocatore, un insider che avremo ospite. A me piace chiamarlo insider. Giusto. Perché delle informazioni in più. Esatto, esatto. Avremo proprio il difensore Matteo Solini in collegamento, a cui chiedere quelle che sono le sensazioni. Ecco, lo vedo. Buonasera Matteo. Ciao, buonasera a tutti. Tu sei difensore del Como, militi all'interno di questa squadra dalla stagione 2019-2020. Sei fresco di rinnovo fino al 2023. Come hai vissuto diciamo le varie fasi di questa squadra e la promozione in Serie B? Beh, sicuramente sono arrivato 4 anni fa e abbiamo fatto la prima stagione dove, insomma, siamo arrivati a metà classifica. Abbiamo fatto una stagione un po' particolare, è stata particolare anche perché insomma, c'è stato il Covid, hanno bloccato il campionato, è stata un po' una stagione particolare. L'anno scorso invece è stata una stagione, penso, insomma, che mi rimarrà per sempre nel cuore, perché siamo riusciti a centrare un obiettivo davvero importante e con un gruppo fantastico, dove siamo diventati con quel gruppo, insomma, tutti amici. E quest'anno siamo qua, siamo rimasti un po' del gruppo dell'anno scorso e niente, sono felicissimo, dato anche perché è la mia prima stagione in Serie B, quindi è motivo d'orgoglio anche il rinnovo che ho firmato poco fa. E sono veramente contento. Ciao Matteo, un saluto anche da parte mia. Volevo chiedere qualche dettaglio, se possibile, insomma, sui vostri allenamenti, su come vivete la settimana e su quello che è il vostro entusiasmo, anche e soprattutto perché state preparando una partita incredibilmente importante come quella contro il Brescia. Innanzitutto ti chiedo qual è l'atmosfera, nonostante comunque la prima vittoria in campionato non sia ancora arrivata, e come state preparando questo match? Allora, dopo le 3 sconfitte, insomma, non era facile, insomma, psicologicamente è tosto, dopo 3 sconfitte, affrontare una partita come quella che abbiamo affrontato sabato contro una squadra forte, e la partita si era messa nei binari giusti. Però il punto comunque deve darci morale, perché domenica abbiamo una partita troppo importante e contro una squadra forte, e questo può essere un vantaggio per noi, perché abbiamo tantissime motivazioni per far bene e la stiamo preparando in modo sereno, perché comunque secondo me siamo sulla strada giusta. E il gruppo c'è, dobbiamo solo ritrovare, insomma, la fiducia che con un risultato, insomma, speriamo che succeda domenica, e sicuramente dopo andremo sempre migliorando. Matteo, riprendiamoci il campionato. Questo era il coro degli spogliatoi nel post partita. Pensi che l'ultima partita con il Benevento, nonostante il risultato ovviamente non sia stata una vittoria, però sia stata un po' una svolta per poter migliorare proprio l'atteggiamento psicologicamente, come dicevi tu, per affrontare le prossime sfide e in primis quella con il Brescia? Sì, perché ripeto, fare un punto comunque contro una squadra che l'anno scorso era in Serie A può solo che darci forza e darci coraggio. E comunque noi siamo dispiaciuti, perché comunque si poteva portare a casa il bottino pieno, però siamo inizio campionato e dobbiamo prendere quello che ci sta arrivando, perché insomma, non mi piace parlare di fortuna o sfortuna, però comunque mi viene in mente il palo di Parigini a Cosenza. Insomma, se
insomma, se ci gira un attimo meglio, magari possiamo fare ancora meglio, però questo, insomma, arriveranno i punti, arriveranno i momenti sicuramente positivi. Certo, dovete anche prendere maggiore confidenza con la Serie B, che è un campionato totalmente diverso dalla Serie C. Sicuramente, è un campionato con molta più qualità, dove ogni errore che fai ti puniscono rispetto invece alla Serie C, che insomma c'è un po' meno di qualità, ecco. Però sono sicuro che arriverà la vittoria, arriveranno i risultati. Sì, no, era in particolare anche la domanda che volevo farti io, Matteo, anche proprio dal punto di vista personale, perché hai detto giustamente che anche per te la prima esperienza in Serie B, stai sgomitando in qualche modo in settimana, in partita, per cercare di conquistarti un posto da titolare, un minutaggio che ti possa in qualche modo far progredire, far migliorare. Ti chiedo, per un difensore come te, un difensore centrale come te, quali sono le prime differenze che hai notato, oltre alla qualità di alcuni attaccanti, quelli che da tanti anni recitano un ruolo importante in Serie B e qualcuno di loro l'ha fatto anche in Serie A? No, guarda, la differenza anche come prima impressione che ho avuto sulla categoria è che trovando attaccanti con tanta qualità e che hanno fatto categorie importanti, a volte nelle partite devi cercare quasi, passami il termine, di limitare i danni, perché sono giocatori forti e devi cercare di limitare le loro qualità. E che quando magari in Serie C, insomma, puoi trovare, insomma, fare le partite che non li fai neanche tirare in porta, mentre in Serie B, insomma, vediamo che ci sono anche tanti gol in ogni giornata, e questa è, diciamo, la sensazione che ho avuto con la categoria. Matteo, ti interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata da prendere, magari è un tifoso del Como, pronto? No, credo non ci sia più No, niente. nulla. Falso allarme. Nessuna telefonata. Speravamo fosse una domanda per Matteo, per cercare Assolutamente, anche magari di capire, insomma, è giusto dare voce ai tifosi. Stanno sostenendo sicuramente la squadra, poi chiedere. Poi lo sappiamo, siamo tutti un po' allenatori quando assolutamente. c'è da parlare, quando soprattutto le cose non vanno bene. Abbiamo Magari, nuovamente la secondo chiamata. tentativo. Secondo tentativo, pronto? Pronto, salve, sono Attilio da Lambrugo, buonasera, salve. Ciao Attilio. Volevo fare una domanda a Orsolini, volevo fare. Prego. Ciao, sono Attilio, sono un tifoso di vecchia data del Como degli anni quando erano belli. In quest'anno dovete stare calmi perché siete in rodaggio, siete arrivati dalla Serie C, tranquilli che vi salvate. E cercate di andargli dietro a Gattuso, che è un ottimo allenatore, capito? Guarda che avete una dirigenza che è ottima, capito? È la più ricca della Serie A, è la più ricca, che potete fare uno squadrone, capito? Stai tranquillo, gioca bene e vai tranquillo, che vi salvate, sono le prime partite, non avete paura, che poi prima o poi i risultati arrivano, capito? Capito, eh? Grazie mille, Attilio. Ecco, saluto i due conduttori, la bellissima e poi anche il bellissimo conduttore, Grazie, eh? Grazie. grazie mille. Un'altra Sicuramente. iniezione di Ciao, fiducia. ciao. Siete Assolutamente. Grazie mille, Attilio. Sicuramente è stato Matteo è stato molto entusiasta, proprio per far capire qual è l'entusiasmo dei tifosi del Como. Comunque, noi ti facciamo l'in bocca al lupo. E speriamo ovviamente che questa partita possa Posso cambiare un po' la segnare situazione, qualche esatto. step in più. Comunque non abbiamo più Matteo, No, credo. dovremmo. Ci Ah, sono, c'è, infatti. ok, scusami. Gli è stato detto di stare tranquillo 20 volte, credo Sì, sicuramente che sarà sì, tranquillo. sì. Sarà tranquillo con Fa sempre Attilio. piacere sentire l'entusiasmo dei tifosi, insomma, che si sente anche domenica, ci hanno sempre incitato nel cercare il gol anche a fine partita, quindi e sentiamo, diciamo, la positività e l'entusiasmo che hanno. Grazie mille Matteo, in bocca al lupo per la partita e per tutto il resto del campionato.
Ciao Matteo. Ciao. Noi abbiamo intravisto velocissimamente, sì. Non si dice però lo dico, le telecamere fuori da San Siro, perché abbiamo una partita, abbiamo la nostra Caterina, buonasera. Sì, ciao, buonasera, siamo infatti alla Scala del Calcio, siamo fuori da San Siro e le luci sono accese, ma non soltanto le luci sono accese, l'entusiasmo è acceso, perché infatti da qui fuori, non so se potete sentirlo, si sentono cori, urli, grida e si sente tutta la felicità dei tifosi che sono tornati allo stadio. Le persone sono entrate con largo anticipo allo stadio, infatti come potete immaginare dopo oltre 2 anni di pandemia le regole sono stringenti ancora per gli stadi, sono entrati con green pass, biglietto e documento e proprio per questo si sono create molte file all'ingresso dello stadio prima della partita. Sentiamo adesso che stanno urlando e quindi c'è molta emozione per l'inizio di questa partita e in questo momento vi restituisco la linea. Lo immaginiamo bene che ci sia molta emozione anche perché il ritorno in Champions, oltre che il ritorno dei tifosi, si sente l'inno della Champions in sottofondo, è stato sicuramente un bel momento, ma bisogna ricordarsi che il Milan è qualche stagione che non disputa la Champions Assolutamente, League quindi... e quindi tornare a giocare contro una formazione altamente competitiva come l'Atletico Madrid è già un bel banco di prova. Assolutamente, noi ora diamo spazio alle notizie con il TG e ci rivediamo tra pochissimo alle 21:20 proprio a partire da San Siro. Assolutamente sì. A tra poco. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Barbiere. Siamo pronti per partire con questa nuova puntata, il consueto appuntamento del martedì, per parlare di Serie A, della nostra classifica che è capitanata da un Napoli in solitaria che continua a vincere, seguita dal Milan, terza classificata, l'Inter che pareggia la partita contro Atalanta. Però questa sera non parleremo soltanto di campionato perché è protagonista la Champions. Tra l'altro abbiamo saputo proprio di una news di un'ultimissima notizia arrivata proprio da San Siro, stiamo seguendo Milan Atletico Madrid. Sì. Ciao Mariella, anche... buonasera, ben ritrovata. Buonasera. Ben ritrovati ai nostri telespettatori. Dopo il pareggio dell'Inter in casa dello Shakhtar è arrivato già il vantaggio per i rossoneri al minuto numero 20 con Rafael Leao su assist di Brahim Diaz, ma possiamo anche già andare a sentire se la nostra Caterina fuori dallo stadio Meazza ha sentito qualche strano boato. Esatto, ricordiamo ai nostri telespettatori, questa sera avremo il collegamento, le nostre telecamere sono proprio fuori dallo stadio San Siro con la nostra Caterina. Buonasera, ben ritrovata. Buonasera, sì, qui fuori si è sentito tutto, non si è visto ma si è sentito. È stato un grande boato, c'è ancora confusione, ma quello di prima si distingueva attraverso tutti gli altri suoni e le altre urla che stasera si sentono da qua fuori. Ma siamo in presenza di Giacomo, un altro tifoso che è qui fuori con noi. Giacomo, oggi non sei dell'umore, però che ti aspetti da questa partita? Per il Milan vinca e forza Milan. Da dove vieni? Dal Belgio, del Bicello. E stasera sei rimasto fuori, ma... deluso, ma forza a Milan. Senti, che cosa speri di più di tutti, oltre alla vittoria del Milan? Che gioco ti aspetti stasera? Un grande Milan, come il Milan di sempre. Il Milan che finalmente è tornato a giocare allo Champions League, sì. Però tu hai portato per la prima volta tuo fratello, vero? Sì. E tuo fratello è dentro... Tanto io no. Vabbè Giacomo, però starei qui con noi a commentare il resto della partita, sì, intanto sei stato fate compagnia. Intanto hai ricevuto il primo gol, sì, dai. Grazie. Va con bene. Piacere Giacomo, resta con noi. Sì. Giacomo, ti chiedono di restare con noi. Grazie mille Caterina. Grazie, vi restituisco la linea.
molto, molto bello, grazie mille, è stato molto bello sentire proprio la prima first reaction. Sì, assolutamente. È sicuramente un tifoso belga. Sì, che viene dal Belgio e la spedizione è andata bene per un 50-50 perché suo fratello è riuscito a entrare mentre invece lui è rimasto fuori, però diciamo che i tifosi milanisti di vecchia data sperano che il Milan possa fare bene sicuramente in campionato, ma che possa ritrovare quella dimensione europea che ha fatto sì di avere quello stemma con il numero 7 sulla maglia. Assolutamente. Ci auguriamo, sì, dal nostro Milan. L'ultima che ha vinto è stata l'Inter nel 2010, sono passati 11 anni, quindi magari non sarà l'anno del Milan perché ci vuole un attimino di rodaggio per tornare a fare la differenza in Europa. Ci sono però altre tre squadre italiane che possono fare molto bene, quindi siamo qui per sostenere tutte, ma soprattutto per raccontarvi tutto quello che accade. Inter 0-0, sembra una bestia nera lo Shakhtar dopo quello che è successo già in altre occasioni. Una partita caratterizzata non da tantissime occasioni, forse la più lampante, il tiro sulla traversa di Barella. C'è stato un brutto infortunio alla Sina Traoré, dovrebbe essersi rotto il legamento crociato, di sicuro una sorta di distorsione con Dumfries che insomma gli è caduto di fatto sulla gamba, e vedremo cosa farà il Milan contro una squadra ostica come l'Atletico Madrid, perché comunque ci sono giocatori di grande livello ed è la squadra che ha vinto l'ultima edizione della Liga, quindi sarà una partita, dal mio punto di vista, tirata fino all'ultimo minuto. Assolutamente. Carlo, io vorrei fare una piccola parentesi, eravamo fuori da uno stadio, vorrei ricordare che oggi sono stati decisi nuovi limiti di riempimento degli stadi, sono stati ampliati per fortuna, quindi ancora un passo in più per arrivare alla normalità, quindi per permettere ai tifosi e non magari come è capitato al nostro amico Giacomo il 50%, sì, di poter riuscire ad entrare. Beh, è sicuramente una buona notizia sia per gli stadi che per i palazzetti, sono notizie che riguardano lo sport, che riguardano l'affluenza dei tifosi che sono stati forse fin troppo fuori dai grandi eventi, dagli stadi. Adesso ci sarà la possibilità di andare a ripopolarli, l'abbiamo sentito un po' da tutti i fronti quando parliamo non solo con i giornalisti ma anche con i calciatori, noi abbiamo la possibilità di interfacciarci con quelli del Como. Lo dicono in maniera abbastanza chiara, l'apporto del pubblico fa la differenza nei momenti belli e nei momenti meno belli, e quindi piace ai tifosi, piace anche a chi deve scendere poi in campo. Assolutamente, il boato di quando fai gol penso sia una cosa imparagonabile. Io ti leggo un messaggio di un telespettatore, sì, a proposito di Inter. Inter inguardabile stasera, dove sono i difensori di Dzeko e il Turco? Hashtag Forza Simone. Sono due giocatori nuovi. Devono prendere un pochettino di confidenza. Sul fatto che Çalhanoğlu non sia un giocatore costante lo si sapeva. Dzeko però ha segnato, se non sbaglio, 5 reti nelle prime 6 partite. Non vorrei sbagliarmi, poi andrò a controllare, però mi sembra che stia facendo il bomber a tempo pieno. È una partita particolare, è Champions League innanzitutto. Hanno giocato contro una squadra allenata da Roberto De Zerbi, ovvero un tecnico che conosce l'Inter e che soprattutto conosce come allena Simone Inzaghi. È una combo abbastanza pericolosa nel momento in cui vai a giocare contro una squadra che già ti conosce, allenata da un allenatore che sa come giochi e che ha avuto la possibilità di affrontarti nella passata stagione. Che poi la qualità del gioco non sia stata esaltante, quello è un altro discorso. Che questi giocatori debbano inserirsi nelle logiche nerazzurre è un altro. E secondo me bisogna avere anche un po' di pazienza. I tifosi tendono un po' ad esagerare, ma anche il bello del tifo. Ogni sconfitta magari viene vissuta... C'è chi la prende con ottimismo e chi magari... Sì, qua però è arrivato un punto, comunque uno 0-0 che non ha... Un pareggio, non è una sconfitta. Non ha esaltato lo spettacolo, esattamente. Vedremo un attimino come sarà il percorso dell'Inter in Europa, ma anche in campionato. Perché conta tanto anche presentarsi alle gare in Europa avendo un attimino manifestato un bel gioco e soprattutto avendo preso quella fiducia che possano portare l'Inter da campione d'Italia ad acquisire una dimensione europea di un certo livello. Quello secondo me è l'obiettivo primario. Carlo, io prima di passare al nostro prossimo ospite in collegamento vorrei andare a salutare per un breve saluto a Caterina che ho visto in collegamento. Sì, e forse perché... forse ha sentito un boato ma non particolarmente felice perché è stato espulso Franchessy quando siamo arrivati alla mezz'ora e quindi qualcosina dovrebbe aver sentito. Esatto.
Esatto, sì, abbiamo sentito che c'era qualcosa che non stava esattamente andando per il verso giusto. Volevamo anche cercare di farvi ancora di più respirare un po' il profumo che si prova, che si respira qui fuori dallo stadio. Un profumo di nuova normalità, perché abbiamo detto che i tifosi sono tornati dentro lo stadio, ma anche, se si può dire, un profumo di panino alla salamella, che è il classico panino che si mangia quando si va a vedere la partita. E proprio qui, intento a mangiarsi il suo panino, abbiamo trovato Giovanni. Vieni Giovanni, tu anche tu non sei riuscito a entrare, stai seguendo la partita. Non siamo riusciti ad entrare, siamo arrivati un po' in ritardo e stiamo seguendo la partita, diciamo, da qui fuori. Però sei stato fortunato perché è arrivato un gol subito. È arrivato un gol subito e adesso è arrivata appena adesso un'espulsione, quindi il Milan è rimasto in 10, quindi si mette un po' male la partita per il momento. E qual è il tuo umore, che ti aspetti dai prossimi minuti? Speriamo che tutti quanti in 10 ce la fanno, perché è una partita adesso si mette un po' complicata in 10 tutto il secondo tempo, quindi c'è un po' da soffrire. Ok, noi liberiamo Giovanni perché è giusto che continui a vedere la partita. Va bene. Assolutamente. E incrociamo le dita. Forza, dai, forza. Vi restituisco la linea. Grazie mille. Sì, ma è giusto quello che è stato detto, la partita potrebbe complicarsi. Certo, ricordiamoci però, noi abbiamo parlato anche del Como. Qualche minuto fa il Como giocava 11 contro 10, sì. È passato in vantaggio, poi ha subito la rete del pareggio. Ci sono tante situazioni in cui una squadra 10 contro 11 è costretta ad alzare il livello del gioco, e tante squadre 10 contro 11 giocano meglio. Quindi non si sa mai. Sicuramente spiace per Franchessi, aumenta... sì, perché comunque il perno di questa squadra è sia in impostazione che come incontrista, è un giocatore assolutamente utile e assolutamente di primo livello per il Milan. Negli ultimi tempi c'è stata qualche scaramuccia per via del rinnovo di contratto, sono state chieste cifre decisamente alte, non sappiamo di preciso quali sono state le dinamiche che hanno portato i due cartellini gialli ad essere assegnati a Frank Kessié. Ci auguriamo ovviamente che non sia niente di psicologico, ovvero qualcosa, una reazione, un nervoso che insomma abbia penalizzato in questo modo Milan, perché sarebbe anche un po' triste come cosa. Lo andremo a chiedere all'ospite che avremo dopo, a proposito proprio di quella che sarà il primo tempo del match. È molto bello vedere questi tifosi che non sono riusciti ad entrare dallo stadio, però aspettano fuori e magari stanno lì a partecipare al boato dei tifosi che sono entrati. Non so, è una cosa molto, molto bella. Beh, innanzitutto sono andati in onda, quindi li hanno visti tante persone di sicuro, certo. E poi comunque vada, nel momento in cui devi farti una ragione, rimani fuori dallo stadio per motivi, ovviamente in questo caso di numeri, di possibilità, uno segue come può, e il suo sostegno può darlo ovviamente facendosi forza e compagnia con chi c'è fuori dallo stadio, e vivere in questi casi anche di quello che esce dallo stadio a livello di boati positivi e negativi, e il Milan ne ha vissuti entrambi due in pochissimo tempo. Esattamente. Comunque si spera davvero che questa, diciamo, minoranza numerica possa essere magari come possa fare da incentivo per poter fare ancora meglio, perché la squadra risponde bene, lo sta dimostrando in campionato, e sicuramente Pioli è un mister. Sì, è riuscito a dare la giusta continuità di cui il Milan necessitava. Nell'ultima partita, quella vinta 2-1 contro lo Spezia, è arrivata anche la rete di Daniel Maldini, quindi un motivo in più d'orgoglio. Le generazioni che vanno ad alternarsi, a susseguirsi in casa Milan, prima con Cesare, poi con Paolo, adesso con Daniel. La terza generazione di assolutamente Maldini. È qualcosa di assolutamente emozionale e che è piaciuto tantissimo ai tifosi rossoneri. Ai tifosi rossoneri, secondo me, piace tantissimo anche quello che è l'atteggiamento di Paolo Maldini. Abbiamo parlato anche con i nostri ospiti, con giornalisti e tifosi. È un dirigente che in questo momento fa valere al 100% quello che è il blasone del Milan. Ovvero, se ci sono giocatori che mirano in qualche modo a far prevalere quella che è la volontà dei procuratori a giocare a rialzo in qualche modo, Maldini è intervenuto con grande eleganza, era elegante in campo, elegante anche in questa sua nuova veste, a far valere quello che è il blasone del Milan, ovvero giocare al Milan è un grande privilegio, viene data l'opportunità, è stata data l'opportunità anche a giocatori negli anni che forse non erano da Milan, bisogna conquistarseli sul campo certi rinnovi. E mi sembra che Maldini, anche qui, lo ripeto con grande eleganza, lo stia spiegando un po' tutti.
Assolutamente. Parliamo anche di altre squadre. Prima di presentare la nostra prossima ospite, vorrei proprio fare un cenno a quella che è stata la partita dell'Inter contro l'Atalanta, un pareggio che, come dicevamo prima, ha visto due squadre completamente allo stesso livello, che se la sono giocati, e infatti la partita è finita, diciamo, con merito, possiamo dire, con un pareggio, e capiremo anche con la nostra prossima ospite perché l'Atalanta ci risulta essere così diversa rispetto all'anno scorso, pur non avendo cambiato veste. È un avversario molto, molto ostico, questo è poco ma sicuro. Nel match contro l'Atalanta l'Inter ha vissuto una grande parità sia a livello statistico che per quello che si è visto sul campo, sia nel pareggio che per quelli che sono stati i valori. E arrivare da una partita contro l'Atalanta, secondo me, già è complesso. E quindi questo influisce anche forse nel... in quello che è stato il risultato contro lo Shakhtar. Dicevamo che poi però c'erano tante variabili, e due sicuramente riguardava lo Shakhtar che conosce l'Inter, De Zerbi che conosce l'Inter. Poi ci spostiamo a parlare dell'Atalanta, è una squadra che sta vivendo purtroppo una situazione in attacco che li sta mettendo in difficoltà, perché Luis Muriel in questo momento è i box, Zapata deve fare gli straordinari e soprattutto per l'Atalanta deve funzionare sempre molto bene il centrocampo. Ne parleremo con la nostra prossima ospite, ma lo stile di gioco di Gasperini è sempre andato a valorizzare quelli che sono i valori dei centrocampisti. In parte sta succedendo, in parte forse no. Ci sono poi ovviamente anche altri elementi che devono essere presi in considerazione. È stato perso Romero al centro della difesa, che era di primaria importanza. C'è stato un cambio in porta, ma qui ovviamente si alza l'asticella, perché Musso è uno dei portieri più interessanti del panorama calcistico italiano, e non solo per ciò che riguarda gli estremi difensori. Quindi siamo ancora all'inizio. È un Atalanta che deve anche affrontare una Champions League, quindi ci sono veramente tanti valori da considerare. Secondo me però andrà forte anche quest'anno fino alla fine. Concordo con te, domani sera ci sarà proprio la partita contro lo Young Boys, e tra i giocatori magari che sono stati, possiamo dire, ritrovati nell'ultima partita c'è Malinowski, autore del gol, autore dell'azione che ha portato al secondo gol di Toloi, quindi ed era un giocatore tra i più discussi nelle ultime settimane, però magari stanno tornando un po' più in loro, cioè degni della squadra che fino all'anno scorso... Come nella passata stagione, Ruslan Malinowski parte in sordina, poi è esploso in maniera incredibile, è stato veramente una condanna per tutte le avversarie della Dea, e in questo caso mi sembra che già nelle ultime settimane, per quanto sia stato discusso, sia stato anche un punto fermo per lo scacchiere di Giampiero Gasperini. Dicevamo, magari al centrocampo dell'Atalanta è sempre in grado di mettere in difficoltà le avversarie. Se si vede anche, si va a vedere una statistica o semplicemente i valori di mercato, tutti i centrocampisti dell'Atalanta vedono il loro valore innalzarsi, diventano tutti uomini mercato, e soprattutto per ciò che riguarda il gioco sulle fasce, mi viene da pensare nelle ultime stagioni due elementi come Gosens da una parte e Atebor dall'altra hanno fatto impazzire tutte le squadre del campionato italiano. Ma la differenza la fanno anche al centro, i vari Pasalic, Malinowski, poi un Ilicic che gioca spesso e volentieri sulla tre quarti o come attaccante aggiunto. Quindi mi sembra veramente che Malinowski sia uno di questi. L'anno scorso è stato il miglior centrocampista dell'Atalanta, secondo me, a mani basse. Quest'anno, se il suo trend è questo, ovvero di continua crescita, tanti auguri per le altre. Sarà complesso affrontare un giocatore come lui, e lo abbiamo detto, l'alternanza Zapata-Muriel o vederli assieme in campo, anche qui Muriel è uno di quei giocatori che quando entra il 95% delle volte va in rete. Adesso manca. Sicuramente manca. Pensi che tornerà per la sfida di domani? Perlomeno in panchina dovrebbe rientrare. Ma dovrebbe riprendersi gradualmente, ma è difficile che vada in panchina un giocatore come Muriel. Bisognerà fare affidamento su quelli che sono i punti fermi e che sono quelli con la qualità fisica e mentale migliore per affrontare lo Young Boys, che in questo momento è l'unica squadra del girone che ha vinto la prima partita, perché l'Atalanta ha pareggiato la prima contro Villarreal, il Manchester United era andato in vantaggio contro lo Young Boys e poi sono stati ripresi. Quindi fondamentalmente si può dire che se l'Atalanta dovesse vincere domani sera contro lo Young Boys, potrebbe essere prima in classifica nel girone. Va bene, sono solo due partite, però insomma guardare tutti dall'alto al basso
è qualcosa che fa sempre la differenza. Poi assolutamente, se si parla di Champions è tutto molto più positivo. Noi vogliamo che le nostre squadre italiane facciano davvero bene, perché è un orgoglio per l'Italia, qualunque essa sia, è bello. Per il Milan c'è qualche aggiornamento? No, per adesso no, il risultato è sempre sull'1-0. Posso darti però qualche altro aggiornamento sulle partite. Siamo al 40esimo, Milan sempre in 10, è stato sostituito, però c'è stato un tiro sulla traversa di qualche istante fa di Rafael Leao. Da una parte è entrato Sandro Tonali al posto di Rebic. Bisogna dare un po' di linfa al centrocampo, vista l'assenza di Franchesi per espulsione. È entrato anche João Félix al posto di Trippier. Per ciò che riguarda invece le scelte dell'Atletico Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City, una delle partite più importanti, la gara degli sceicchi in qualche modo. Avanti 1-0 al Paris Saint-Germain, con l'esordio in questa stagione in Champions League, primo minuto per Gianluigi Donnarumma. L'attacco del Paris Saint-Germain, come sempre, fa paura, fa spavento, perché c'è Mbappé e ai lati Neymar e Messi. Non so se si può fare meglio in qualche modo. Dall'altra parte c'è una formazione altamente competitiva come il City. Abbiamo però in bassa frequenza, e qui mi taccio, la nostra Marina ospite. Belotti, assolutamente. Sì, la stavamo aspettando. Sì, ti stavamo aspettando, benvenuta Marina. Stavamo parlando di Atalanta, di questa stagione, dell'ultima partita con l'Inter. Facci tu un po' il punto della situazione. Ma c'è una notizia positiva per l'Atalanta, perché rientra un po' il suo bomber Luis Muriel. Proprio oggi pomeriggio la stampa, e quindi anch'io sono riuscita a guardare un po' il suo allenamento. Per la prima volta ha svolto la rifinitura completamente in gruppo, e devo dirlo che l'ho visto anche molto in palla, in splendida forma. Correva, dribblava come sa fare lui, anche con un sorrisino di chi insomma è riuscito a rientrare in tempi record, perché si parlava del 17 ottobre, invece domani sarà in panchina per questa serata di gala. Probabilmente non partirà quindi dal primo minuto, però se le cose dovessero mettersi male, comunque per far rifiatare Zapata, che sta facendo davvero gli straordinari, potrà rientrare per l'ultimo spezzone di gara. Anche Zapata in formissima, nonostante il lavoro duro insomma di cui ha parlato anche Gasperini in conferenza stampa, non sta accusando nessun tipo di stanchezza fisica e neanche di dispendio di energia mentale, cosa da non sottovalutare, visto che l'Atalanta viene da impegno di 3 giorni, anche con match come quello contro l'Inter, che insomma non riguarda soltanto la tenuta fisica ma anche quella mentale, visto il continuo cambio di risultato fino al 96esimo. E invece proprio nell'1-2 di prova che sotto gli occhi di Gasperini hanno fatto la squadra dividendosi in due gruppi, l'unico a cui non si riusciva a strappare la sfera dei piedi era proprio Duban Zapata, quindi sicuramente la sua fisicità, il suo farsi spazio domani sarà utilissimo. Per il resto ci sono i titolarissimi che sono in forma, quindi Musso tra i pali, ci saranno Jim City, Toloi e Demiral, che dovrà un po' riscattarsi, visto che l'ex bianconero è l'unico un po' più attenzionato dopo un inizio di stagione in diesel. Purtroppo Palomino è l'unico che l'Atalanta perde, perché gli esami medici hanno riscontrato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra, quindi non ci sarà sicuramente domani. Tenterà di farcela per il match del Milan contro il Milan domenica sera, ancora importantissimo. Poi le due ali da cui passano la maggior parte delle azioni offensive dell'Atalanta: da una parte uno Zappacosta che sta cercando la maglia della nazionale, quindi Mancini avvisato, sta facendo benissimo, addirittura ha strappato la maglia da titolare a Mele, che è stato protagonista nell'Europeo con la Danimarca, quindi anche lui un buonissimo giocatore. Dall'altra parte ci sarà ovviamente Gosens, che ha già segnato diversi gol, quindi vuole ritornare in rete. A centrocampo c'è il duo che Gasperini chiama le Iene, perché è difficile togliergli la maglia, visto che giocano tutte le partite ma sono sempre in forma, hanno fiato da vendere corsa, che sono De Ron e Freuler, che ha parlato proprio oggi alla vigilia della partita. E poi ci sono Pessina e un Malinowski che è tornato anche lui in formissima, si è vista la perla che ha confezionato contro l'Inter, e lui l'ha anche detto: mi scuso se all'inizio sono partito un po' in sordina, ma arrivavo da un'operazione, quella di ernia addominale, che giustamente gli ha lasciato qualche residuo, ma adesso sembra assolutamente in forma, quindi sarà decisivo anche lui domani contro lo Young Boys. È una partita che tra l'altro a Bergamo sentono particolarmente, visto che sarà la prima in Champions League con lo stadio omologato
che si potrà giocare sotto le mura orobiche, dove finalmente ci saranno anche i tifosi al 50% della capienza. Marina, ti chiediamo gentilmente di rimanere con noi, perché abbiamo qualche minuto di pubblicità, però abbiamo ancora altre curiosità da chiederti. Va bene, a presto. Grazie mille, a tra poco. Ben ritrovati, riprendiamo il collegamento con la nostra Marina Belotti, stavamo parlando di Atalanta. Marina, io ti ritrovo entusiasta come l'anno scorso, mi ricordo in tutti i tuoi interventi eri sempre molto propositiva nei confronti della squadra, però la squadra sembra avere, nonostante parliamo dell'inizio di campionato, un rendimento un tantino diverso, soprattutto per quanto riguarda il numero di gol che vengono fatti. Come stai vivendo questo inizio di campionato? Ma sicuramente da una parte non ci sono così tanti gol, è vero, però dall'altra c'è una difesa che sta reggendo molto di più, perché si parla di un terzo dei gol presi rispetto alla scorsa stagione in questo momento. Guardavo giusto oggi che dopo la sesta giornata ne aveva presi già 13 l'Atalanta. Mentre adesso siamo sull'ordine degli 8, 6, 7, insomma, comunque molti di meno. Quindi da una parte si segna di meno, dall'altra si prendono anche meno gol, quindi ci siamo un po' dimenticati delle goleade che sicuramente entusiasmavano di più la piazza, però l'Atalanta ha iniziato anche a vincere, come si dice qua, da big, da grande, quindi anche di misura, un po' come la Juve, a volte il Milan, quindi soffrendo, sapendo gestire la gara, che era una cosa che lo scorso anno invece non riusciva a fare, e comunque i punti invece sono importanti anche sapendo gestire e soffrire con le squadre che ormai del resto conoscono a memoria l'Atalanta, perché noi abbiamo l'allenatore più longevo della Serie A, Gasperini, quindi più o meno il suo gioco ormai si conosce, quindi è anche difficile continuare a sorprendere con effetti sorpresa, e adesso quindi ha cambiato un po' gioco l'Atalanta, quindi è più sul centrocampo, cerca di proiettare il pallone da una fascia all'altra, quindi disorientando in questo modo l'avversario, e poi una volta che arriva sotto porta non è solo Zapata a segnare, anzi in realtà forse è quello che sta segnando di meno, perché ovviamente è quello più marcato dai difensori, che sanno che è l'unica punta in questo momento a disposizione dell'Atalanta, e quindi ecco che il gol arriva anche dai difensori, dagli esterni, che possono sorprendere l'avversario. Marina, ti interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, magari è un tifoso dell'Atalanta. Pronto? Buonasera, sono Marco. Buonasera Marco. No, sono tifoso del Milan, ma ho profonda ammirazione per l'Atalanta e per il calcio che gioca l'Atalanta. Prossimo avversario in campionato, tra l'altro. Esattamente, infatti sono un po' preoccupato perché con l'Inter ho visto un'Atalanta molto forte. E per il Milan sicuramente oggi in 10, già praticamente dal 25esimo del primo tempo, potrebbe pagare dazio per questo motivo. Sono fiero del ritorno del mio Milan in Champions League, ho visto un primo tempo, devo dire, fino a quando non è stato espulso che sì, strepitoso del Milan contro una squadra che ha una caratura internazionale indubbiamente superiore a quello del Milan, quella del Milan che mancava ormai da anni, una squadra che probabilmente avrebbe anche potuto fare un altro gol. Poi purtroppo questa espulsione, che sì, secondo me è un po' severa, però tu sai che sei già ammonito, secondo me non c'era nessun bisogno di fare quel fallo totalmente inutile a metà campo, perché sai che in Europa se trovi un arbitro severo purtroppo ti buttano fuori, e questo è accaduto. Per il resto fiero della prestazione della squadra, che ha durato un primo tempo secondo me oltre ogni aspettativa. Leao quest'anno sta dimostrando il suo valore, dopo che l'anno scorso alternava prestazioni deludenti a altri con dei piccoli lampi, sprazzi. Se segnava quel gol che era valido in rovesciata, faceva uno dei gol più belli nella storia della Champions League probabilmente. La squadra gioca in velocità, in maniera armonica, l'Atletico non ha fatto altro che difendersi fino a quando è stato 11 contro 11, poi dopo ovviamente Milan adesso dovrà giocare una partita, una battaglia sarà adesso, perché 11 contro 10 indubbiamente sarà durissima. Però non è detta assolutamente. Sì, no. No, per carità, però indubbiamente. Certo, sicuramente sarà più difficile. Sì, sicuramente. Sono usciti sicuramente alcuni temi interessanti, sia grazie a quello che ha detto Marina prima e quello che sta dicendo Marco
al telefono adesso. Beh, che sì, innanzitutto è stato anche un giocatore dell'Atalanta, quindi lo conoscono molto bene anche a Bergamo. Un fallo a quanto pare un pochettino generoso, ma anche ingenuo. In qualche modo, prima Marina diceva Gasperini, il più longevo in Serie A, forse il Milan può ripetere un po' lo stesso con Pioli, per quella continuità che poi serve per sviluppare affiatamento, gioco, insomma tutte le caratteristiche che poi portano squadre a essere grandi, a diventare grandi. In questo caso l'Atalanta ha dimostrato negli ultimi anni di essere grande, il Milan lo sta dimostrando. E qui hanno delle similitudini le due squadre. Qualcosa sì, nella mentalità. Poi sai cosa penso? Anche a livello di atteggiamento umile, perché Pioli lo dice sempre ai suoi giocatori di mantenere l'umiltà. Anche nell'Atalanta non ho mai visto quell'arroganza di una squadra che comunque dava dei risultati pazzeschi, però manteneva un po', secondo me, qualcosa di simile al Milan, un po' di umiltà. Sì, infatti chiederei anche a Marina cosa si aspetta da una squadra e dall'altra, dall'Atalanta in qualche modo e dal Milan che arriva da un impegno proprio in questo momento piuttosto complesso in Europa. Domani l'Atalanta affronterà gli Young Boys. Ti aspetti una partita scoppiettante, spumeggiante in qualche modo o due squadre che si studieranno per i 90 minuti, anche se si conoscono molto bene? Sì, io devo dirti che mi aspetto più una partita spumeggiante, ma perché ho notato come le squadre con mentalità europea, come l'Inter e Villarreal, tendano a giocare più a viso aperto, comunque a scendere in campo per un solo risultato che non è sicuramente quello del pareggio. Quindi sono squadre che regalano più un gioco che per molto tempo è stato un po' rimpianto nella Serie A, che invece si trovava più in Europa. Invece lo sto rivedendo in questo inizio di stagione, soprattutto nelle squadre che hanno acquisito esperienza anche recente a livello internazionale, poi tendono a riproporre questo, anche perché comunque sia che vada bene sia che vada male, all'Atalanta lo dicono, è comunque un esame di università, quindi capisci cosa devi migliorare e per forza di cose è una consapevolezza che ti rimane, che poi metti in campo nel campionato. Quindi io mi aspetto comunque una partita molto simile a quella dell'Atalanta con Villarreal e con l'Inter. Guarda caso sono entrambe finite 2-2, quindi ricche di ribaltamenti di fronti, ricche di spettacolo, con due squadre che vanno all'attacco. Il Milan a me piace moltissimo in questa stagione, lo vedo come una delle favorite a stare nella top 5, ma anche 4 del campionato, che sì, tra l'altro lo conoscevamo molto bene. Qua devo dire che era un eccezionale rigorista che ogni tanto ha fatto qualche passo falso dopo, ma da noi li sbagliavano un po' tutti uno dopo l'altro, invece che sì, era diventato il più freddo, il più cinico. Poi ci sta che qualche volta, insomma, questa freddezza e questa lucidità possano scomparire, però io mi aspetto una partita spettacolare come quella di San Siro. Grazie mille Marina, ci vediamo presto, buona serata. Grazie a voi, buona serata e buone partite. Grazie, grazie. Velocissima San Siro. A San Siro, sì, assolutamente. Vedo in collegamento la nostra Caterina, eccoci. Sì, ciao, eccoci. Come avrete potuto vedere dalle immagini, i tifosi dentro lo stadio sono tanti, ma non sono ancora tutti quelli che lo stadio potrebbe accogliere. Allora, ci siamo fermati qui insieme a Pietro e a Rocco per sapere un po' anche voi che avete visto l'entrata dei tifosi, com'è stato questo ritorno un po' allo stadio della gente, delle persone, e come vanno le vendite in questa prima giornata. Certo, allora, l'entrata è stata, diciamo, abbastanza affollata, ci sono stati tanti tifosi, ovviamente ci siamo accorti come molti meno tifosi sono arrivati rispetto al passato, come eravamo abituati. Un 50% si sente, fortunatamente adesso arriverà col nuovo decreto il 75% dei tifosi, speriamo bene, il mercato stiamo soffrendo. Però cerchiamo di tirare avanti, ecco. Ecco Pietro, e tu tifi? Milan, sempre Milan. E come sta andando questa partita per te? A parte che si è espulso, bene dai, siamo sull'1-0, va benissimo per adesso. E invece Rocco? Io tifo Napoli, sono qui per lavorare. Ecco. Vado Antonio. Quindi vabbè, a questo punto incroci le dita per il secondo Milan. Tempo. Sì, sempre, forza Milan. Va bene, allora grazie a Pietro e grazie a Rocco. Grazie mille. Vi aspettiamo.
Allora, fantastici. Per adesso è tutto e vi restituiamo la linea. Grazie Caterina. Fantastico il tifoso del Napoli, giustamente, lì per lavorare. Prima il dovere e poi il piacere, no, giusto così, assolutamente. Beh, poi può essere comunque contento della stagione che sta facendo il Napoli. Ah, beh, quindi... davanti a tutti. No, cavolo, sta continuando a vincere. Adesso parliamo di Milan, continuiamo a parlare di Milan, oltre a quello che si sente dallo stadio, abbiamo detto il boato di gioia, quello un attimino di tristezza per l'espulsione di Frank Essie, che la nostra Marina per Velotti ci ha, esatto, ci ha detto appunto di conoscere molto bene, perché comunque è esploso con la maglia dell'Atalanta, il calciatore ivoriano. A breve avremo la possibilità anche di parlare con un giornalista di Milan News che ci illustrerà un po' come è andato questo primo tempo e cercheremo con lui di capire che secondo tempo si aspetta e soprattutto quale sarà secondo lui la partita contro l'Atalanta. È una partita che per i tifosi rossoneri ha presentato tanto, perché ha chiuso il passato campionato consentendo al Milan di qualificarsi in Champions con il secondo posto e mandando contestualmente l'Atalanta nella quarta piazza. Ovviamente sono passati dei mesi, qualcosa è cambiato, sono due squadre che adesso giocano entrambe in Champions League e che soprattutto non vogliono lasciare punti per strada. Quindi... certo, io vorrei fare una piccola parentesi per quanto riguarda la considerazione di Marina proprio sulla squadra che appunto quest'anno sembra essere più forte in difesa e quindi sembra aver equilibrato quel punto lì, però la classifica attualmente ci sta dimostrando che un Napoli, che è la squadra che segna di più, è poi prima in classifica, seguire il Milan che segue, sì, bene il Napoli a livello di numero di gol. Sì, ovviamente le partite si vincono se riesce a fare un gol in più dell'avversario, quindi il Napoli secondo me in questo momento sta ragionando anche un po' in questi termini. Poi stanno funzionando tante cose per Luciano Spalletti, per il Napoli, e quindi è sicuramente un avversario da temere, è un avversario che in questo momento non conosce la sconfitta in campionato, non conosce neanche il pareggio, quindi direi che in questo momento deve essere ritenuta la candidata numero uno per lo scudetto. Assolutamente. Noi abbiamo in collegamento Antonello Gioia di Milan News. Buonasera. Buonasera a voi. E ovviamente parliamo di questo primo tempo. Primo tempo molto molto buono da parte del Milan, veramente una squadra che ha dimostrato tutto ciò che di buono ha fatto vedere non soltanto in questo inizio di stagione ma in tutto l'arco della gestione Pioli. Livello altissimo sia dal punto di vista della mentalità caratteriale, quindi una squadra che aggredisce, che ha voglia di imporre il proprio gioco, e poi soprattutto dal punto di vista tecnico, perché insomma il Milan ha dominato per mezz'ora buona l'Atletico Madrid, andando più volte vicino al gol, segnandone uno veramente bello con Rafael Leao e quasi un altro ancora più meraviglioso, fatemi passare questa terminologia forse grammaticalmente scorretta, ma sicuramente ben qualificante di quello che è stato il gesto tecnico del portoghese. Poi l'espulsione di Kessié ha guastato un po' i piani, non il risultato, vedremo nel secondo tempo che sta per cominciare fra poco come la squadra riuscirà a reagire e soprattutto se riuscirà a reggere questi ritmi molto molto europei. Ciao Antonello, un saluto da parte mia anche. E un atteggiamento quello di Frank Kessié secondo te di... cioè positivo, oppure secondo te c'è qualcosa che non va nel suo stare in campo, nel gestire il centrocampo? Si sta parlando del rinnovo, si sta parlando di diverse questioni che stanno tenendo banco nel corso delle ultime settimane. Sappiamo tutti quanto sia importante Frank Kessié per le logiche rossonere. Nei primi minuti in campo, fino all'espulsione, l'hai visto sul pezzo? Ti è sembrato concentrato al punto giusto? Come l'hai visto? Ma diciamo che degli 11 in campo probabilmente era lui quello che aveva convinto di meno, non che non stesse convincendo, per carità, però si vedeva un po' nervoso, aveva protestato anche in un paio di occasioni in cui davvero c'era poco da protestare, quindi ecco, l'arbitro probabilmente sarà stato anche un po' innervosito da questo atteggiamento dell'ivoriano, che purtroppo lo ha fatto vedere spesso nei suoi anni al Milan. Quando non è totalmente concentrato sul campo e quando il campo non gli dà la fiducia, ecco, che lui cerca, allora commette questi errori di lucidità, questi errori di testa che onestamente, qui allargo un po' il discorso con una battuta, non fanno di lui un giocatore che può chiedere 8 milioni di euro di ingaggio. Ecco, chiudo così e penso che questa frase chiarissimo. Non tutto, ecco.
Beh sì, abbiamo sentito anche 7 giorni fa Jacopo Galvani parlare appunto di quello che poteva essere il rinnovo di Kessié, e dice nel momento in cui le richieste sono eccessive, giocatori in tribuna e poi vediamo se le richieste scendono oppure se preferisce fare mezza stagione o tutta la stagione in quel modo. Ovviamente, e qui correggimi se sbaglio Antonello, mi sembra che l'idea però del Milan sia quella di mantenere Kessié assolutamente con un ruolo da protagonista, mediare insomma con lui, cercare la soluzione migliore. Passiamo da un giocatore che ha lasciato il campo a chi invece sta recitando un ruolo da protagonista, e parlo di Rafael Leao. Come vedi la sua crescita? Mi sembra che dal punto di vista fisico sia sempre stato straripante, dal punto di vista tecnico stia facendo vedere una crescita notevole. Potrebbe essere, secondo te, anche contro l'Atalanta l'uomo in più del Milan? Leao, considerando i mezzi tecnici e fisici che ha, come ben detto tu, potrebbe essere l'uomo in più del Milan veramente in qualsiasi partita, perché Pioli in una conferenza stampa di un paio di partite fa era stato molto chiaro e diretto su Leao. Leao è un giocatore che può farci vincere da solo qualsiasi partita, ed è vero, perché quando è in forma, quando è in fiducia, quando ha la testa giusta, è straripante, ha colpi, ha tecnica, ha classe, ha anche una discreta visione della porta, quindi insomma può crescere anche contro l'Atalanta. Ripeto, se ha la testa giusta di giocare, può mettere in difficoltà veramente qualsiasi difensore. Antonello, ti interrompo perché abbiamo una telefonata di un nostro telespettatore. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto, ciao. Ciao, sono Mariella, sono William della provincia di Como. Ciao William. Ciao, tifoso juventino. Beh, allora io ho visto il primo tempo del Milan e devo dire che mi ha veramente incantato. Io sono sportivo, molto sportivo, ci mancherebbe altro. Devo dire che la mia squadra ha la mentalità che c'è il Milan in Europa, quello è sicuro, 100%. Seconda questione riguardo il contratto di Dybala. Io penso che lui non sia un giocatore assolutamente affidabile, visto i tanti infortuni, i tanti problemi che purtroppo ha in questo periodo. Io non posso sicuramente puntare su un giocatore del genere. E lui non può sicuramente chiedere quei soldi che lui pretende. Mi sembrano un po' tanti, 10 milioni, 12 milioni, quello che siano poi, secondo me. È tutto sbagliato. Questa dirigenza non programma il futuro, cosa che invece veniva con Marotta, e ci sono i risultati naturalmente, però tranne che in Europa, perché purtroppo io guardo che è parecchio vuota, 7 finali perse su 9, e quello un po' mi dà fastidio sinceramente. La squadra come io non può puntare allo scudetto, secondo me è un buon mercato puntare comunque a provare a vincere in Europa, poi non è sempre facile vincere in Europa, però bisogna anche provarci qualche volta, perché se non ci provi, anche perché comunque sono soldi che dietro nelle casse. Poi, ripeto, io penso che avrei avuto troppo affetto di cedere Cristiano Ronaldo anche. Penso che i suoi gol manchino e purtroppo si vedono i risultati, 8 punti in classifica dopo 4 giornate, zona di possessione. E parliamoci chiaro, le sconfitte che comunque giù ancora. E ciò c'è qualcosa che non va, secondo me, nella Juve. Sono tante cose da risolvere. Tutto qua. Va bene, grazie mille William. Tanti spunti. Tanti spunti, tanti spunti. Grazie, buona serata a te. Tanti spunti interessanti. Ha parlato di giocatori che hanno lasciato la squadra di appartenenza, ha fatto riferimento a Cristiano Ronaldo. Quando le cose non vanno granché bene in caso Juventus, secondo me si farà spesso e volentieri riferimento al caso Cristiano Ronaldo. Però girerei una domanda, in questo caso ad Antonello, su due giocatori che hanno lasciato il Milan di un certo spessore, ovvero Çalhanoğlu da una parte e Donnarumma dall'altra. Çalhanoğlu, altra partita abbastanza opaca per ciò che riguarda la sua permanenza in maglia Inter questa sera in Champions League. Donnarumma titolare questa sera per la prima volta in Champions con il Paris Saint-Germain. Mi sembra però che Maignan tra i pali e Brahim Diaz sulla tre quarti stiano facendo vedere qualcosa di assolutamente interessante. Sì, hai dato praticamente la risposta tu, ed è la risposta che in questo momento danno veramente tutti i tifosi del Milan. Nel senso, se all'inizio della questione, no, soprattutto subito dopo l'addio, si parlava anche un po' canzonando Donnarumma e Çalhanoğlu per le loro scelte, adesso la situazione si è evoluta in ok, Donnarumma e Çalhanoğlu sono andati e
a parer nostro hanno fatto del male, però al posto loro sono arrivati due signori giocatori, Maignan e Brahim Diaz, che in questo inizio stagione sono stati veramente decisivi. Maignan ha fatto vedere di avere ottime qualità dal punto di vista delle parate, ricordiamo a Liverpool, e Brahim Diaz anche dal punto di vista di quello che secondo me deve essere il trequartista, cioè un giocatore che deve essere decisivo sia in fase realizzativa, e ha già segnato 3 gol in campionato, di cui 2 da 6 punti, e ovviamente in versione assist man, come quello di stasera, veramente di intelligenza e di lucidità, davvero vero numero 10. Antonello, grazie mille per il punto che ci hai fatto sia sulla situazione del campionato, è sia sulla partita di questa tempo, sera. Quindi... il secondo tempo, quindi ti lasciamo tranquillo a goderti la tua partita. Grazie a voi. Grazie Antonello. Buona serata, ciao, arrivederci. Ciao. E noi torniamo a San Siro, dalla nostra Caterina. Sempre di più. Eccoci. Sì, ciao, noi siamo sempre in compagnia di più persone. Volevamo cercare di darvi una nota di colore, una... Siamo in compagnia di... Gianluca, Federica e Oriano, piacere. Ecco, noi li abbiamo intercettati perché in pratica sono venuti a San Siro a fare un servizio fotografico, perché sì, la bellezza di avere uno stadio illuminato e di nuovo vivo ha fatto gola un po' a tutti, anche a voi che state per lanciare il vostro nuovo gruppo. Sì, esattamente. Stiamo lavorando al disco, diciamo, sperando che... Diciamo, il settore dello sport è ripartito, sperando che riparta anche quello della musica, speriamo. Certo. Però comunque questo era un setting perfetto per il vostro servizio fotografico. Sì, abbiamo approfittato. Ecco, che genere di musica fate? Rock, alternative rock, più o meno è quello adesso, il genere. E però stasera non ti fate Milan, mi sa. No. Siamo dell'Inter. Però comunque avete apprezzato lo stadio. Sì, sì, sì. L'unico milanista qua è lui. Sì, l'unico milanista sono io. E come ti sta prendendo avere una serata occupata da tutt'altro? Forse ha prevalso stasera la parte professionale piuttosto che quella da tifoso. Allora, anche se sono col cuore però là dentro. Ma sei riuscito a seguire un po' la partita? Pochissimo tramite il suo smartphone, però adesso... Cioè il secondo tempo? Esattamente. E quello te lo guarderai? Sicuramente, okay. Sì. Allora vi liberiamo per andare a vedere il secondo tempo, in bocca al lupo per il vostro nuovo CD che ancora non avrà un nome. Non si sa ancora il nulla, gruppo non avrà tutto ancora segreto. Un nome, però magari vi rivedremo. Sì, prossimo anno, se usciamo. Allora per adesso da San Siro è tutto e noi vi restituiamo la linea. Grazie mille Caterina. Si è sentito un boato, ma a quanto pare non era niente di particolare, se no credo che ci avrebbe interrotto. Ok, no, perché mi ero preoccupata, perché non era un boato molto forte, quindi non avrei mai voluto fosse stato qualcosa di positivo per gli avversari. Ha cambiato qualcosa nel suo schema tattico Atletico Madrid, ricordiamo in 11 contro 10, quindi superiorità numerica, è entrato Rodrigo De Paul. Conoscenza vecchia è un po' esagerato del nostro campionato, uno dei migliori centrocampisti fino allo scorso anno con la maglia dell'Udinese. Il Milan in qualche che modo era cercato dal Milan. Il Milan ci aveva provato in qualche modo, costo piuttosto alto tra i 35 e i 40 milioni, anche qui ne avevamo parlato nel mese di giugno anche con i nostri ospiti, con i giornalisti, con i tifosi, non è andato in porto, è andato a giocare per la squadra vincitrice della Liga, però insomma c'è da dire questa sera scende sul manterboso di San Siro, che conosce molto bene, da avversario. Vedremo come si comporterà anche lui. Senti, invece, a proposito di Milan, tu cosa pensi? Come andrà la stagione di Ibra? Al netto dei possibili guai fisici, potrebbe andare molto bene. Lui, secondo me, nel Milan recita questo doppio ruolo di centravanti, ormai stagionato, ma ancora molto molto forte, sicuramente tra i migliori del campionato italiano e forse anche in Europa tante volte potrebbe essere tra i più decisivi. Ovviamente sta facendo anche crescere diversi giocatori, ma cerca anche in qualche modo di infondere quello che è il suo modo di pensare, quello che è il suo modo di stare in campo. Lo ha detto a più riprese, in allenamento lui chiede il massimo da tutti, non vuole perdere mai, vuole che tutti i giocatori, tutti i suoi compagni non vogliano perdere mai, neanche nelle partitelle, neanche nei 3 contro 3, con le porticine in qualche modo, per usare un eufemismo. È un giocatore importante, ma un giocatore fondamentale, mi verrebbe da dire, ma è un giocatore che può vantare un suo alter ego, che è Olivier Giroud, e poi ci sarebbe anche Pietro Pellegrini. Sono giocatori diversi tra di loro, però sono giocatori che possono ricoprire il ruolo di punta centrale in un determinato modo. Lo scorso anno c'era Mandzukic, spesso e volentieri ai box, un po' acciaccato, non giocava da qualche mese,
In questo caso Giroud però mi sembra un giocatore... La squadra è migliorata. Sì, con una dimensione europea per davvero. Ce l'aveva Mario Mandzukic, ma qualche anno fa Giroud invece ha conquistato anche una Champions con il Chelsea nella passata stagione. Forse nei momenti principali non da protagonista, ma è un golador, è uno che vede la porta spesso e volentieri. E soprattutto in questo momento il Milan e soprattutto Zlatan Ibrahimovic possono vantare di un apparato anche a centrocampo e anche in difesa che possa far sì veramente che il Milan possa acquisire questa dimensione europea. Quindi è un Zlatan Ibrahimovic che magari lo vedremo meno in campo, ma più presente più in alcune situazioni. Un po' dietro le quinte a fare da coach ai suoi compagni. È un altro regista assieme a Stefano Pioli. E poi io credo che entrerà magari poco in campo, però quando lo farà si farà sentire, sì, come è stato se dovesse vantare la migliore forma fisica, e lo abbiamo visto che sta ancora molto bene fisicamente, una muscolatura da 25enne. Zlatan Ibrahimovic ha detto anche ai microfoni più volte che sta meglio, si sente più possente. Però rispetto non vuole esagerare, a qualche non vuole anno poi fa, rischiare. Deve dosare le sue condizioni fisiche, deve in qualche modo dosare la sua stanchezza e nel momento in cui è in campo deve assicurare qualità. Nel momento in cui non sarà in campo però ci saranno altri giocatori che potranno assicurarle. Questo secondo me per Pioli è una garanzia sulla vita. Assolutamente. Pensi che Brahim Diaz stia facendo dimenticare Çalhanoğlu? Beh, è stata affidata la maglia numero 10, è stato voluto fortemente e ottenuto, perché comunque la sua forma di trasferimento contrattuale implica che lui diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan al termine di questa stagione, perché comunque sono prestiti con diritto obbligo di riscatto. In questo caso però mi sembra che stia convincendo i compagni, Stefano Pioli e tutto l'ambiente rossonero. Sta anche, e anche in questo momento, il miglior marcatore del Milan, perché mi sembra che abbia segnato 3 reti in 6 gare di campionato, a 2 c'è Olivier Giroud. In questo caso mi sembra veramente che stia recitando un ruolo da protagonista Brahim Diaz, quindi sì, sta convincendo e sta in qualche modo facendo vedere che la scelta del Milan è assolutamente giustificata. È un giocatore che viene dal Real Madrid, quindi di certo non l'ultimo sulla piazza. No, sicuramente non c'è, diciamo, il bomber della situazione che fa gol sempre, ma è proprio una questione di gruppo, di squadra, è quello che secondo me fa la differenza, perché l'ha dimostrato la Juventus, comunque va via il suo bomber e comunque la squadra magari va a cedere. Ovviamente l'ingresso in campo di un bomber come Ibra va a dare quel quid in più, quel gol senza assicurato dubbio. In più, però il fatto che la squadra stia reagendo bene ad ogni partita, stia facendo sempre belle performance, penso sia l'aspetto più oggettivo che ci fa capire il buon stato di salute della squadra. Sì, assolutamente, è stato predisposto anche un organico in cui ci sono punti di riferimento in ogni settore, a partire dalla sostituzione di Donnarumma con Maignan, che in questo momento sta facendo molto bene, dimostra carattere, dimostra anche capacità nell'impostare, il riscatto di Tomori, la voglia di avere ancora Brahim Diaz, allestire un reparto offensivo di un certo tipo. Mi sembra che stiano lavorando bene, stiano andando nella direzione giusta. Assolutamente. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per una breve pausa. Ben ritrovati, prima di tornare a parlare del nostro Milan con la nostra inviata fuori da San Siro, io sposterei anche l'attenzione su una partita importante che si è giocata questo weekend, il derby Lazio-Roma, che ha visto la Roma nella sua seconda sconfitta di stagione, quindi dopo un inizio scoppiettante di questo campionato è arrivata questa batosta, perché perdere il derby non è mai una cosa positiva, l'ha dimostrato l'atteggiamento furioso di Mourinho, di mister Mourinho. È venuta un po' fuori la sua vis polemica, è tornata in auge. Sì, beh, conosce molto bene l'ambiente, conosce bene il campionato italiano, sa come comportarsi, l'abbiamo visto nella sua esperienza in nerazzurro, far vedere insomma queste sue capacità, secondo me, uniche nell'accentrare un po' tutta l'attenzione, tutte le varie critiche in qualche modo e lasciare libera la squadra. Secondo me riuscirà a farlo anche con la Roma. Poi vabbè, il derby è una partita sempre a sé, una partita che a Roma sentono tantissimo e stiamo scoprendo l'acqua calda in qualche modo, perché comunque
c'è sempre tanto in palio, sono due squadre però competitive, due squadre che hanno un nuovo allenatore, da una parte Sarri, dall'altra Mourinho, quindi c'è anche questo periodo di rodaggio, non devono affrontare la Champions League, devono comunque farsi valere su altri terreni, c'è da lavorare, però mi sembra che sia la Lazio che la Roma abbiano avuto un bel avvio di campionato. Poi è molto interessante vedere, appunto, come dicevamo prima, Sarri e Mourinho, come riusciranno un attimino a modellare queste due squadre, perché sono anche allenatori che giocano in maniera diversa rispetto a chi li ha preceduti. Vedo anche in bassa frequenza, però, il nostro esatto. prossimo ospite che potrà dirci sicuramente qualcosa in più e darci qualche dettaglio che a noi è sfuggito. Infatti stiamo parlando della Roma, parliamo proprio con Cristiano Abbonizio. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Come va? Tutto bene? Assolutamente. Tutto bene. A te dopo questo derby? Qui a Roma un po' sì e un po' no, dalla parte sì, dalla parte romanista non tanto, però va bene. Assolutamente. Diciamo che siamo alla seconda, lo dicevo prima, la seconda sconfitta di stagione di questa Roma, una Roma che è diciamo partita davvero alla grande. Pensi che sia già cambiato qualcosa o pensi che siano state comunque performance positive, come afferma Mourinho, ma che ovviamente i risultati delle partite sono sempre anche un terno lotto, non sempre la prestazione positiva viene premiata con una vittoria. Cosa pensi soprattutto di questo derby? Ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, lo ha detto anche il tecnico quando le cose andavano per il verso giusto, ha detto ok, giusto l'entusiasmo perché veniamo da tre successi consecutivi con l'aggiunta delle due partite di Conference League, la Roma era arrivata a quota 5, però attenzione, proprio nel momento migliore il tecnico ha detto attenzione perché arriveranno momenti brutti. I momenti brutti poi sono arrivati sia nella sfida contro il Verona ma anche nel derby. Io credo che il derby l'abbia vinto la Lazio meritatamente, indipendentemente da quelli che siano stati poi gli errori arbitrali con Guida che ci ha messo del suo, perché possiamo stare qui a parlare del fallo di Yusai ai danni di Zaniolo, del doppio giallo ai danni di Luca Celeva che di fatto non è uscito e quindi l'espulsione, però andando a vedere e studiando nel dettaglio le due squadre possiamo dire che la Roma ha commesso tantissimi errori, quindi prima di pensare a quelle che sono le problematiche inerenti all'arbitro, alla questione arbitrale, al VAR, alla VAR e quant'altro, bisogna pensare a quelli che sono stati i limiti di una Roma che ha avuto tante difficoltà in fase difensiva. Nel primo gol errore di Karsdorp, errore di Mancini, errore di Bagnaz, nel secondo gol errore di Mancini che ha fatto una partita disastrosa, ci ha messo lo zampino Rui Patricio, insomma così come ha detto il tecnico e riparto dalle sue parole, questa squadra non è completa, è un cantiere aperto, quindi al momento l'obiettivo è quello di dover raggiungere almeno il quarto posto, la zona Champions, nella speranza di poter fare qualcosina in più magari in Conference League e in Coppa Italia. Un cantiere aperto che però come può essere completato? Secondo te anche con scelte diverse del mister o pensi che diciamo la squadra sia questa e quindi non si possa attraverso le scelte del mister fare meglio? La squadra è questa. Il tecnico come primo obiettivo si era preposto il centrocampista. C'è stato questo braccio di ferro che è andato avanti praticamente per tutta l'estate. Gioca sì, gioca no, gioca sì, gioca no, gioca forse, gioca non è arrivato. Quindi di fatto alla Roma manca magari qualcuno di livello lì, in quella zona del campo, manca soprattutto in fase difensiva un sostituto a un calciatore che poi non può giocarle tutte come Karsdorp, quindi alle spalle di Karsdorp c'è Reynolds che non mi sembra ancora all'altezza, stesso identico problema anche per la fascia sinistra, così come ha detto l'allenatore, cioè nel senso nel momento in cui poi ti ritrovi con Calafiori, che è sicuramente un elemento molto valido ma che ha alle spalle 12-13 partite in Serie A, e allora diventa un problema. Non si è competitivi ad altissimo livello e poi ci sono i soliti difetti che devono un attimino essere rivisti, perché ripeto, Mancini è stato veramente imbarazzante nell'ultima partita. Adesso non voglio dare le colpe al singolo, però abbiamo visto una fase difensiva veramente scadente. Quindi questa è la Roma e al momento vedremo se ci sarà una crescita grazie all'allenatore. Ciao Cristiano, un saluto anche da parte mia. Vorrei soffermarmi su Zaniolo, giocatore dall'indubbio talento, prepotente dal punto di vista fisico, finalmente recuperato, ovviamente ci si augura che possa continuare sia per la Roma che per la Nazionale a vantare una certa continuità dal punto di vista fisico. Ti chiedo come ti è sembrato fino a questo momento, mi sembra autore comunque di buone prestazioni, poi manca sempre qualcosina per far sì che la sua partita sia
di primo livello, al di là, al netto anche di quello, che è stato probabilmente un gesto di stizza che gli è costato un'ammenda, una multa, non è stato squalificato, e questa forse è la notizia migliore per José Mourinho, però forse c'è da aggiustare ancora qualcosina. Allora, partiamo dai comportamenti nel campo. Io credo che sul campo, anzi, scusate, io credo che quegli atteggiamenti non debbano proprio rientrare nel professionismo, quindi giusta l'ammenda, giusta anche la situazione di non dover dare la squalifica, ma questo in realtà già lo sapevamo, perché in passato, sempre qui a Roma, abbiamo vissuto la stessa identica situazione con Daniele De Rossi e con altri giocatori che poi hanno commesso lo stesso identico gesto, che a me sinceramente infastidisce anche tanto, perché poi le dimostrazioni bisogna darle sul campo. Sono d'accordo con te per quanto riguarda la situazione relativa a un calciatore che è in piena forma fisica, o meglio, si sta riprendendo, ancora non è al 100% perché viene da due terribili infortuni, però ti dico che la sfida contro la Lazio forse è stata quella giocata meglio da Zaniolo, perché per il resto, se abbiamo visto nelle prime partite un buonissimo Veretout, un ottimo Mkhitaryan, uno strepitoso Pellegrini che al momento sta prendendo veramente lo scettro come migliore in campo praticamente ogni settimana, Zaniolo non aveva iniziato benissimo. Nella sfida contro la Lazio avrebbe meritato il gol, perché poi insomma ci è andato vicino colpendo il palo, si era guadagnato un calcio di rigore che poi non è stato sanzionato, insomma in generale aveva disputato un'ottima partita correndo fino all'ultimo secondo, quindi il tutto è stato rovinato da quel gesto. Basta. Continuità di forma fisica, di rendimento fisico da parte di Zaniolo, forse un elemento, una tematica che ha sempre fatto discutere, la continuità di rendimento invece di Lorenzo Pellegrini. Secondo me è un giocatore già maturo, è un giocatore fortissimo, molto molto valido, e potrebbe diventare veramente l'uomo, la mente di José Mourinho al centro del campo. Ti aspetti un'ulteriore crescita da parte sua, oppure credi, temi che ci siano altra discontinuità dal punto di vista del rendimento da parte sua? Ci sono tanti margini di miglioramento per un calciatore che ogni settimana dimostra sempre qualcosa in più. Insomma, lui è bravo poi con la visione di gioco, è bravo a servire i compagni, indipendentemente poi dalle reti che realizza. Ha dei tocchi veramente fuori dal comune, quindi qualcosa già si era visto l'anno passato. Il problema era appunto la discontinuità, quindi magari alternava delle ottime prestazioni a delle partite così così. Nel momento in cui arriva un allenatore che ti dice: io, se avessi avuto tre Pellegrini, l'avrei inseriti tutti e tre, probabilmente aumenta anche la tua stima. Nel momento in cui hai la fascia da capitano, qualcosa cambia, diventi anche più responsabile. Quindi io mi auguro, non solo per la Roma ma anche per la nostra nazionale, che Pellegrini possa continuare così. Poi su quello che farà non lo sappiamo, perché è difficile mantenere questi ritmi, questi livelli, no? Forse è questa la differenza, anzi sicuramente è questa la differenza tra un grandissimo giocatore e il campione. Il campione, bene o male, si afferma quasi ogni anno, tolto problemi fisici, il grande calciatore alterna delle ottime prestazioni a delle partite un po' così opache. Cristiano, a proposito di mister Mourinho, l'andamento e l'esito del derby ha fatto riemergere un po' quella vis polemica di questo allenatore. Pensi che il suo atteggiamento, diciamo così, focoso, possa andare a discapito del rendimento della squadra, o possa essere addirittura un elemento di vantaggio? Ma dai, ma Mourinho alla fine dà colore, no? Al calcio, dà colore poi allo spogliatoio, alle interviste. Noi quando andiamo in conferenza ci divertiamo tantissimo, perché non sai mai quello che ti aspetta. Imprevedibile. Esatto, è imprevedibile, poi alcune volte esagera. Io non credo che scenate del genere possano portare delle problematiche a una squadra, anzi al contrario, eventualmente non con questi atteggiamenti, perché questi atteggiamenti magari non portano nulla a squadra, però un uomo del genere può portare tanto ai singoli, ai giocatori, facendoli crescere, facendoli maturare. Quindi quello che lui fa davanti al microfono serve, ormai lo sappiamo perché l'abbiamo conosciuto, anche per spostare l'attenzione, per cercare di evitare determinate pressioni, per cercare anche di mettere le mani avanti. Ripeto, a me ha colpito tantissimo, perché è quasi come se avesse avuto la palla di vetro, cioè nessun allenatore mai nel momento migliore, prima stagione, dopo 5 successi consecutivi che non si vedevano praticamente dai tempi di Rudy Garcia, la prima risposta che ha dato all'allenatore, qua le cose vanno bene, attenzione, attenzione, che noi adesso stiamo vincendo, però poi quando arriveranno le sconfitte, ricordiamocelo, 7 giorni dopo arriva la sconfitta contro il Verona. Quindi questo in qualche modo ti fa capire che l'allenatore darà sempre qualcosa, no? In più ai calciatori. Una figura come,
come Mourinho, ma possiamo anche ampliare un pochino, in generale quest'anno sono arrivati tantissimi allenatori che potranno fare la differenza. I calciatori big se ne vanno, l'unica fortuna del nostro campionato è che sono arrivati tanti, tanti allenatori di un certo calibro, di un certo livello. Sì, sì, stavamo parlando giustamente di Roma, stiamo parlando di Roma, vorrei parlare anche un attimino di Lazio, partendo proprio dal derby capitolino, perché si parla un po' di questa impossibilità, secondo molti, da parte di Maurizio Sarri di schierare in campo in maniera efficace contemporaneamente due giocatori come Milinkovic-Savic e Luis Alberto. La pensi nello stesso modo o pensi che alla fine due giocatori che hanno tutte queste grandi qualità, questa grande qualità tecnica e un allenatore capace, che ha dimostrato di essere capace come Maurizio Sarri, riescano un po' a trovare la quadra? Per me riusciranno a trovare la quadra, non puoi fare a meno di uno dei due giocatori che sono stati praticamente il simbolo, il traino della squadra negli ultimi anni. Anche insomma, il cervello, assolutamente. I passaggi in verticale di Luis Alberto hanno reso protagonista Ciro Immobile per 5-6 stagioni, quindi giustamente ci ricordiamo di Ciro Immobile, ma dobbiamo pensare anche a chi ha fornito quegli assist. Stesso identico discorso anche per Milinkovic e Savic. Se avevamo visto una Lazio, e per questo qua ritorniamo al solito discorso di quanto possa cambiare, no? Un derby, di quanto possa mutare la stagione, le idee in un derby, in una partita come il derby, perché avevamo visto una Lazio poco gruppo, una Lazio poco squadra prima della sfida contro i giallorossi. Nella partitissima contro la Roma invece abbiamo visto un altro gruppo, quindi credo che abbia bisogno di tempo Sarri, agli uomini giusti, manca sempre qualcosina lì dietro, perché in difesa c'è solamente Acerbi, che come al solito deve togliere le castagne dal fuoco, per il resto non vedo mai giocatori di un certo calibro. Ottimo l'acquisto di Felipe Anderson, ottimo anche l'acquisto di Pedro, quindi a mio avviso potrà togliersi delle belle soddisfazioni, però si porta appresso quelli che sono i soliti limiti di una coperta forse troppo corta, quando ci sono poi tre competizioni da dover disputare. Grazie mille Cristiano per il tuo puntuale punto. Verremo a disturbarti nelle prossime settimane ancora. Esatto, direi quando proprio volete. Di sì. Ciao, buona Grazie. Serata. Ciao ragazzi, buona serata. Noi una torniamo... bella disamina sulle squadre della capitale, sì. E sarà molto interessante vedere, sì, come sì. Dicevamo, Sarri e Mourinho, vedere come se la caveranno con questi due organici, perché è una sfida intrigante. Assolutamente, diciamo che quest'anno entrambe le romane sono molto forti e molto temibili. Assolutamente. Torniamo a San Siro. Sì. Ciao Caterina, rieccoci. Ecco, adesso vi riesco a sentire. Vi volevamo anche far capire qual è l'umore di altri tifosi e non soltanto dei tifosi milanisti. Siamo qui con Vincenzo, Alberto. Che sono due studenti Erasmus. You're here for the Erasmus. You come from Spain. Vengono dalla Spagna e sono qui per and you're here for 4 months. No, we are here for 2 days. We came to watch the match. Saranno qui per un po' di giorni. Sono venuti qui per vedere il match e come sta andando. Atletico. No, va bene. He is from Real Madrid. I'm Atletico fan. And quindi diciamo che anche tra di loro ci sono un po' di rivalità, diciamo, in questo italiano, momento. Italiano... I'll translate Forza for them. Milano. Okay. No. Paletti, me questi. Real Madrid sempre. Yeah, Chile. But I mean. Atletico is like trying to play, but Atletico this year is not in the good way. Ok, quindi lui dice che ovviamente stanno cercando di giocare bene, ma quest'anno non è il loro anno, quindi Atletico maybe will score a goal. Quindi si aspettano che possa arrivare un gol, anche se credono che la condizione fisica non sia delle migliori, la squadra non sta giocando troppo bene, quindi non si aspettano. With one more player for freaking 60 minutes. E stanno dicendo che hanno giocato con una squadra. Stanno giocando con una squadra più numerosa, ma nonostante questo, secondo loro, non sono riusciti a segnare un gol e quindi non si aspettano un finale di partita troppo avvincente. Quindi da San Siro di nuovo vi salutiamo e what are you gonna say? Good luck. Le più importanti, guardate. Viva Spagna, forza sempre. Italia, viva Spagna, forza Italia, e sempre forza giunti, Milano. E a Opaletti. Forza Ao Milano. Paletti. Non c'è bisogno di tradurlo. Grazie mille. A grazie mille. Grazie mille. Qua, grazie mille. Diciamo visto forza che, Milano. E ma si è visto Milano. Che uno dei due ti fa Real Madrid. Esatto. Ha continuato a ricordare la superiorità numerica senza riuscire a pareggiare. Esatto. Un po' sbeffeggiando l'amico. Ha voluto sottolineare che il demerito di una atletico. Squadra numericamente superiore, ma più debole. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto. Buonasera. Sì, chi parla?
Sono Marchese Giuseppe. Hai capito il nome? Non abbiamo capito il tuo nome. Giuseppe, mi chiamo Giuseppe. Giuseppe. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Dici tutto, Giuseppe. Niente, volevo dire due parole su quanto riguarda la partita, sui ragazzi che stanno facendo una buona prestazione, sul gol che abbiamo fatto e sulla piccola rissa che sta succedendo un po' in campo. Si sono scaldati un po' gli animi? Esatto, sì, io sto notando questo, anche se adesso sta attaccando un po' l'Atletico, ma grande, grande il nostro portiere, grande. Sto seguendo in diretta sicuramente qualche episodio. Certo, ma comunque vada, e qui chiamo in causa anche Giuseppe, non è facile andare a sostituire un giocatore come Donnarumma, ma Maignan in questo caso, nelle ultime settimane, soprattutto dopo la partita contro la Juventus in cui è stato insultato per il colore della sua pelle, che insomma nel 2021 dovrebbe essere qualcosa di cui non dovremmo neanche più parlare, ha mandato un ulteriore messaggio che è stato preso da calciatori, allenatori, addetti ai lavori, in qualche modo amplificato. Quindi dimostra personalità e quando deve ribadire qualcosa di importante lo fa in maniera tutt'altro che banale. E Giuseppe, correggimi, è anche un portiere che si sta dimostrando affidabile e soprattutto anche nelle ripartenze riesce a impostare, a qualità anche con i piedi. L'ho notato, lo sto notando anche io, e voglio spendere anche due parole sul Tonali, scusami, sono un po' emozionato. Ma ci mancherebbe. Che sta facendo il ruolo un po' di regista alla vecchia Pirlo, speriamo sia davvero l'erede di Pirlo. Attenzione, no. Via. Stiamo seguendo abbiamo la partita abbiamo una radiocronaca. Sto facendo sì una specie di radiocronaca. Comunque posso fare un saluto e un Forza Milan? Assolutamente. Assolutamente. Allora, saluto tutta Tropea, che ti fa rosso nero, e forse Diavoli Rossi, va bene? Ho capito bene Tropea? Sì, da Tropea. Okay. Sì. Ci uniamo Tropea, assolutamente, la bellissima Tropea. Esatto. Ciao Giuseppe. Grazie mille. Sì, bene Maignan, secondo il nostro Giuseppe, bene anche Sandro Tonali, che dice, ricorda un po' un Andrea Pirlo, ma per taglia fisica e per quello che fa vedere, sicuramente il suo idolo dovrebbe essere Andrea Pirlo, passato anche lui dal Brescia come Andrea Pirlo, quindi sta cercando di ricalcare un po' le orme dell'ex allenatore ormai della Juventus, che al Milan due o tre cosine deve averle fatte. Io penso che uno dei meriti più grandi di Pioli è proprio quello di saper capire quando è il momento giusto per lanciare un giocatore, saper valorizzare il giocatore e infatti poi in campo quasi mai si sbaglia, quando mette una pedina lo fa per un motivo specifico. Penso che sia una delle cose fondamentali del nostro mister Pioli, che ormai possiamo considerarlo non più un mister traghettatore come era stato da sempre considerato, era stato da sempre declassato un po', però ora sta dimostrando davvero un valore molto molto forte, e io penso che rimarrà ancora. Sta dimostrando sicuramente cose importanti e sta dimostrando quanto sia in alcuni casi fondamentale, anzi la maggior parte dei casi fondamentale, dare continuità a un progetto. Anche nel momento in cui non arrivano subito i risultati, dare fiducia, cercare di continuare a lavorare durante la settimana, capire che tante volte i risultati non sono necessariamente lo specchio di quello che succede nel corso della settimana, alla qualità dell'allenamento dei giocatori. Sono arrivati l'anno scorso anche i risultati, perché Milan campione d'inverno, poi comunque vada, sono arrivate tante cose interessanti, la qualificazione alla Champions con il secondo posto in campionato, piccola parentesi, è arrivato anche il gol di Lionel Messi con il Paris Saint-Germain, 2-0 sul Manchester City, e questo è sicuramente qualcosa che a Parigi sarà stato preso con più di un boato. Ma in porta c'è la Donnarumma? Sì, assolutamente, è ancora in campo Donnarumma. È uscito qualche istante fa anche Marco Verratti per parlare di italiani a Parigi. Noi però forse possiamo anche tornare al Meazza San Siro, esatto. Dalla nostra Caterina per vedere se ci sono nuovi ospiti in qualche modo. Abbiamo visto prima popolare sempre la parte fuori dallo stadio Meazza, sempre con personaggi diversi. Abbiamo avuto anche un tifoso dell'Atletico Madrid e uno del Real Madrid. Vediamo se è con qualcuno in particolare. Siamo da te, Caterina. Sì, allora
Mi riuscite a sentire? Mi sentite? Sì. Eccoci, noi siamo di nuovo fuori da San Siro e di nuovo con il nostro primo ospite, Giacomo. Il suo umore non è troppo migliorato, però com'è questa partita? Com'è stata adesso, fino adesso? Fino adesso bene, ma il Milan sta soffrendo. E che cosa pensi, la strategia di gioco com'è andata? Bene, bene, il Pioli sta facendo un buon lavoro. Quindi il tuo umore non è migliorato, ma dalla partita sì. Ti aspettavi che avrebbero giocato così? Sì. Nonostante sì. Il numero? Nonostante meno un uomo. E da questi prossimi minuti? Spero che venga il Milan. Ma è un altro commento più tecnico, la tua azione che ti ha spaventato di più qual è stata? Non ce ne sono stato. Perché per te è stata una partita in mano al Milan? Sì. Quindi un avversario molto temuto, ma che poi non era... Non è molto fuoco. Okay. All'Atletico molto fuoco, ma okay. Non c'è niente. Quindi noi da Giacomo, che purtroppo ancora non ha riguadagnato il sorriso, sì. Perché è come noi fuori dallo stadio a guardare la partita, e quindi vi salutiamo, vi restituiamo la linea, e da San Siro e dai cori e dagli applausi che si riescono adesso a sentire è tutto, e di nuovo vi restituisco la linea. Grazie mille Caterina. Sei stata fantastica questa sera. Applausi per le sostituzioni, giusto per fare il quadro completo, perché escono Bennacer e Salemakers, entrano Kalulu e Florenzi, quindi Pioli cambia qualcosa, cerca di donare freschezza al suo gioco. Ovviamente noi ci auguriamo che la partita sia terminata dal punto di vista del risultato. Sette minuti più recupero, vedremo. Esatto, però noi dobbiamo chiudere la puntata prima della fine della partita. Parleremo settimana prossima di come sarà andata. Speriamo appunto che per la nostra squadra italiana possa continuare questo risultato di vantaggio, e ci rivediamo martedì prossimo. Buonanotte. A presto.